Giuliano l'apostata, filosofo, imperatore, ultimo difensore del paganesimo. Introduzione. Flavio Claudio Giuliano, noto come il l'apostata per il suo tentativo di restaurare la religione romana dopo la conversione di Costantino al cristianesimo, è stato una figura controversa e affascinante della storia romana. Filosofo neoplatonico, abile generale e imperatore capace, il suo regno, seppur breve, ha lasciato un segno indelebile nella storia. Infanzia e giovinezza. Nato a Costantinopoli nel 331 d.C., Giuliano era nipote di Costantino I il Grande. Rimasto orfano in giovane età, fu educato da parenti cristiani che gli instillarono un profondo amore per la cultura classica. Iniziò ad interessarsi alla filosofia, in particolare al neoplatonismo, che divenne la base del suo pensiero. Carriera militare e politica. Nel 355 d.C., Giuliano fu nominato Cesare, titolo imperiale subordinato, e inviato in Gallia per contrastare le invasioni barbariche. Si distinse come abile generale, ottenendo diverse vittorie contro i nemici di Roma. La sua fama e il suo prestigio crebbero rapidamente, alimentando le sue ambizioni imperiali. Ascesa al trono e regno. Nel 360 DC Giuliano fu acclamato imperatore dalle sue truppe in Gallia. Salito al trono, si proclamò difensore della religione romana e avviò una serie di riforme per contrastare l'ascesa del cristianesimo. Riaprì i templi pagani, restaurò i culti antichi e cercò di ripristinare l'antico splendore della religione romana. Campagna contro i persiani e morte. Nel 363 DC Giuliano intraprese una campagna militare contro l'impero persiano. La campagna inizialmente ebbe successo, ma si concluse tragicamente con la morte di Giuliano in battaglia. Il suo regno durò solo tre anni, ma il suo impatto sulla storia romana fu significativo. Eredità. Giuliano l'apostata è una figura complessa e controversa. Da un lato, è ricordato come l'ultimo imperatore pagano di Roma, che tentò invano di arginare la diffusione del cristianesimo. Dall'altro, è ammirato per la sua intelligenza, il suo coraggio e le sue capacità di filosofo, generale e imperatore. Le sue opere. Giuliano scrisse diverse opere filosofiche e letterarie, tra cui i Discorsi, Lettere e i Contro i Galilei. I suoi scritti ci offrono una preziosa testimonianza del suo pensiero e del suo impegno per la difesa del paganesimo. Giuliano l'apostata, un'analisi approfondita. Filosofia e religione. Giuliano era un fervente neoplatonico, convinto dell'esistenza di un'unica realtà divina, di cui le divinità pagane erano emanazioni. Ripudiò il cristianesimo, che considerava una corruzione della filosofia greca. E si adoperò per restaurare il culto degli antichi dei. Riforme politiche e militari. Giuliano attuò diverse riforme volte a rafforzare l'impero. In campo militare, riorganizzò l'esercito e si distinse per le sue abilità strategiche. In campo politico, cercò di centralizzare il potere e di restaurare l'antico sistema di valori romani. Impatto sulla storia romana e sul cristianesimo. Il regno di Giuliano fu breve, ma ebbe un impatto significativo sulla storia romana. Le sue riforme militari permisero di arginare la pressione dei barbari, mentre il suo tentativo di restaurare il paganesimo rallentò la diffusione del cristianesimo. Confronto con altri imperatori romani. Giuliano si contrapponeva alla figura di Costantino I, il primo imperatore cristiano. A differenza di Costantino, che aveva favorito il cristianesimo. Giuliano si pose come difensore della religione romana tradizionale. Rappresentazione nella letteratura e nell'arte. Giuliano è stato una figura controversa, che ha ispirato diverse opere letterarie e artistiche. In alcuni casi è stato ritratto come un eroe pagano, in altri come un persecutore dei cristiani. Approfondimenti: Filosofia e religione. Giuliano era un profondo studioso di filosofia platonica e neoplatonica. Credeva nella teurgia, una pratica volta a raggiungere l'unione con la divinità attraverso rituali e meditazione. Scrisse diverse opere contro il cristianesimo, accusandolo di essere una religione superstiziosa e intollerante. Riforme politiche e militari, Giuliano riformò il sistema fiscale, semplificando l'amministrazione e riducendo la corruzione. Promosse la tolleranza religiosa verso le diverse tradizioni dell'impero. Si impegnò nella restaurazione dei templi pagani e dei culti antichi.